questa edizione del The News. CGIL e UIL scendono in piazza per scioperare contro le politiche economiche e lavorative del governo Renzi. Giornata di incontro di formazione integrata a Catania il prefetto Santi Giuffrè, commissario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura. Sovraindebitamento, l'associazione I diritti del debitore organizza il primo corso sulla legge salva suicidi. Il PU ha approvato con gli emendamenti dell'opposizione uno schiaffo all'amministrazione, a dichiararlo il capogruppo di Area Popolare Maglio Messina. Il Dopo di noi, iniziative legislative e percorsi assistenziali, convegno a Palazzo degli Elefanti. Presentata l'edizione 2014 del Rito della Luce. Crescere oltre le aspettative oggi è possibile. Con Banca Base, insieme ai consorzi Fidi, l'evoluzione professionale, medica e scientifica. Trova una base solida e trasparente per il tuo credito. Banca Base, oltre le frontiere di una semplice banca. Mamma e papà, due parole semplici e piene d'amore, perché è dall'amore che arrivi tu. Sei il dono visibile, ci regali felicità, sei il presente e il futuro. Mondo Ragazzi pensa a tutte le future mamme e le premia regalando 100 euro in buoni acquisto. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più prestigiosi, corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanza dei giochi. Mondo Ragazzi si trova a Catania, in via Pola 19. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. Guardare oltre, alla ricerca della precisione assoluta. Dal 1975 da Crazy Time, perfezione, passione, tecnologia, energia inesauribile. Rivenditore ufficiale di orologi radiocontrollati, navigatori GPS e bussole. Da Crazy Time, cinturine e batterie delle migliori marche. Assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Orologi moda e gioielli in acciaio. Puoi acquistare il tuo orologio anche online. Scopri le offerte, vai sul sito crazytime.it e sulla pagina Facebook. Ogni giorno qualcosa di nuovo dà valore al tuo tempo. Crazy Time, dal 1975 a Catania, in Corso delle Province 35. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Oggi CGIL e UIL in piazza in tutta Italia per dire basta alle politiche economiche del governo Renzi, alle politiche lavorative e ai tanti cambiamenti che in realtà cambiamenti secondo i sindacati non stanno portando all'Italia, anzi l'Italia sta andando indietro, c'è anche il monito dell'Unione Europea che bisogna invertire questa rotta. Assolutamente sì, l'Italia va indietro, sono cambiamenti all'indietro, il governo Renzi ha sbagliato la politica economica, ha sbagliato totalmente il Job Act che non bloccherà la crisi. Continuerà ad aumentare la precarietà delle lavoratrici e dei lavoratori, continuerà ad aumentare la frammentazione fra le generazioni, non servirà a dare ammortizzatori sociali veri. La legge di stabilità non è anticiclica, non serve a nulla, non genererà nuovi posti di lavoro, non produrrà ricchezza. Noi chiediamo per Catania e la sua provincia lavoro e sviluppo, chiediamo di proteggere il tessuto industriale catanese, le grandi aziende, le grandi eccellenze catanesi della farmaceutica, della microelettronica, del manifatturiero. Devono essere protette, il commercio catanese ha bisogno di un progetto di rilancio. Il governo Crocetta, che finora è stato latitante sul lavoro e sviluppo, deve metterci la sua faccia. Il problema della formazione professionale e la macelleria sociale fatta da Crocetta deve essere invertito. Chiediamo lavoro e sviluppo per migliaia di lavoratrici e lavoratori catanesi. Renzi dice rispetto ai sindacati, se vogliono scioperare che vadano a scioperare, ma sembra poi non tenere conto di quelle che sono le opinioni che provengono proprio dal mondo sindacale. Non abbiamo bisogno del permesso di Renzi per scioperare, questo è il riscatto dei lavoratori. Oggi
è la giornata dei lavoratori e la manifestazione di oggi in tutte le piazze italiane sta a significare che i veri protagonisti del mondo del lavoro sono i lavoratori, quelli che appunto Renzi in questi ultimi mesi non ha attenzionato, non ha voluto parlare con i sindacati. Per questa ragione noi diciamo al governo Renzi basta e soprattutto chiediamo sviluppo e occupazione, perché attraverso questo si possano creare nuove condizioni di lavoro. Uno sciopero oggi che porta in piazza decine di migliaia di lavoratori che sono stanchi della politica del governo Renzi. Lei da segretario nazionale ha scelto Catania per stare vicino ai lavoratori, perché in Sicilia e forse a Catania i problemi si sentono e si avvertono ancora di più. Catania è una piazza difficile perché ovviamente il disastro economico che sta caratterizzando l'Italia nei paesi del sud si sente molto di più, a Catania in particolar modo. Le industrie stanno chiudendo, l'edilizia è in pieno sfascio e le stesse strutture pubbliche che una volta erano garanzie di continuità del rapporto di lavoro oggi vengono messe in discussione. I tagli alla sanità, i tagli alle regioni, agli enti locali sta producendo un danno non solo economico ai lavoratori ma anche proprio la messa in discussione dei servizi complessivamente intesi. In tutte le piazze, in 50 piazze d'Italia, oggi i lavoratori stanno rispondendo a Renzi, stanno dicendo che questa politica non ci piace, stanno dicendo che è ora di cambiare. O cambia politica o cambiamo lui, non c'è problema. Noi non siamo per che questo governo debba cadere, noi non stiamo facendo uno sciopero politico, noi stiamo facendo uno sciopero per rilanciare il Paese. La Carta Costituzionale che garantisce questa nazione si basa su diritti fondamentali come il lavoro, la casa, la salute, l'istruzione. Questo governo sta mettendo in discussione tutto ciò. Io credo che noi la risposta che dobbiamo dare è quella: o si cambia verso veramente oppure si cambia governo. Non è di Veronica Panarello il secondo cellulare che lei ha sempre negato di aver posseduto. Il telefonino finito al centro dell'attenzione degli inquirenti è intestato all'amica della mamma di Loris, la stessa che ne ha segnalato la presenza. La donna lo avrebbe in precedenza prestato a Veronica, la quale lo avrebbe restituito alla legittima proprietaria al momento in cui si presentò per le condoglianze dopo la morte del piccolo. Ma perché la Panarello si fece prestare dall'amica quel portatile ora sequestrato dagli inquirenti? E perché l'amica ha detto che quell'apparecchio era di Veronica? Gli inquirenti stanno cercando di far luce sull'ennesimo punto oscuro della vicenda della morte di Loris e il particolare viene segnalato da TGCOM 24. Ancora da chiarire anche l'eventuale presenza di un complice, ipotesi che resta valida ma tutta da dimostrare. Una truffa all'INPS da parte di 23 italiani emigrati all'estero che hanno continuato a percepire indebitamente l'assegno sociale per un importo di oltre 620.000 euro è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania. Nell'ambito delle attività quotidianamente svolte a tutela della spesa pubblica, i militari della Compagnia di Caltagirone, dopo aver rilevato a seguito di specifiche denunce l'illecita percezione di trattamenti sociali da parte di 3 soggetti italiani emigrati all'estero, hanno avviato in stretta collaborazione con l'Istituto di Previdenza un non più ampio monitoraggio delle posizioni beneficiari dell'assegno. In particolare l'INPS ha fornito i dati completi dei percipienti che le Fiamme Gialle hanno incrociato con l'anagrafe degli italiani residenti all'estero di alcuni comuni del Calatino, quali Caltagirone, Licodia Obea, Mirabella e Maccari, Mineo e Vizzini. Le attività investigative sono state svolte su centinaia di soggetti, tenendo presente che hanno il diritto a percepire a domanda tali emolumenti coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età, senza reddito o comunque al di sotto di una determinata soglia, a prescindere dal pagamento pregresso di contributi previdenziali. Questa forma di sostegno sociale, ammontante a circa 500 euro mensili, compresa la 13ª, può riguardare però solo i soggetti che abbiano la residenza effettiva in Italia, cioè che dimorano in maniera stabile e continuativa da almeno 10 anni nel territorio nazionale. Peraltro sussiste l'obbligo di comunicazione all'istituto dell'avvenuto trasferimento all'estero. Invece alcuni indizi acquisiti nel corso di accertamenti hanno portato a sospettare della genuinità del documento certificativo della residenza in Italia presentato all'INPS nella domanda di attribuzione dell'assegno. Sono stati pertanto effettuati i necessari riscontri tramite l'utilizzo di appositi applicativi informatici, nonché specifici sopralluoghi e rilevamenti presso i singoli comuni, che hanno consentito di accertare come ben 23 italiani, pur risiedendo stabilmente anche da diversi anni in Argentina, Venezuela, Brasile, Stati Uniti d'America, Australia e Germania, abbiano omesso qualunque comunicazione all'istituto previdenziale e abbiano illecitamente continuato a beneficiare illecitamente del trattamento sociale per un importo complessivo superiore ai 620.000 euro. In 3 casi
di indagati sono risultati anche deceduti da alcuni anni, ma gli eredi hanno incassato tranquillamente l'assegno mensile erogato dall'Italia. I responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Caltagirone per il reato di truffa aggravata ai danni allo Stato, mentre sono stati immediatamente bloccati i pagamenti a parte dell'INPS e avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite. Si è tenuto oggi pomeriggio l'incontro sulla nuova rete ospedaliera regionale, un'opportunità per Catania, organizzato dalla deputata regionale del Partito Democratico Concetta Raia e dalla Federazione Provinciale del PD. Aver approvato la rete ospedaliera significa semplicemente questo, che si sbloccano i concorsi per il personale medico e non, si ha la possibilità appunto di rimodellare la sanità nella provincia di Catania. Entro il 2017 dobbiamo dimostrare le cose che sono state fatte fino a questo momento e quelle che si dovranno ancora fare. Ma oggi un altro tema che affronteremo è quello dell'integrazione sociosanitaria. Il Ministero dice che bisogna togliere posti letto, bisogna chiudere ospedali, per fortuna un'indicazione votata in commissione non consente questo, almeno fino al 2017, ma non c'è dubbio che noi dobbiamo immaginare anche la sanità del futuro integrata con il socio sanitario e quindi con il territorio, nel senso che non tutto è ospedale, mentre è cosa importante invece deve essere sanità e sanità con servizi adeguati. Questa è una rete che veramente consolida il servizio sanitario sotto tutti gli aspetti, sia ospedaliero che territoriale. Partiamo da una realtà come quella catanese, che è assolutamente prolifica da questo punto di vista rispetto anche ad altre realtà del territorio regionale, per cui questa rete non fa altro che valorizzare le eccellenze che già sono presenti, ma soprattutto dà una connotazione specifica ai presidi ospedalieri dei distretti nell'alveo del modello degli ospedali riuniti. Questo è un modello innovativo che è stato introdotto nella regione siciliana, che ha trovato l'apprezzamento anche del Ministero della Salute e che vede in Sicilia la prima regione che applica i nuovi standard ospedalieri che allineeranno il sistema sanitario nazionale e quindi regionali ai nuovi standard europei. Questa è una rete che non taglia, è una rete che tende a caratterizzare i nodi dell'intero percorso sia ospedaliero che territoriale, e lo fa attraverso un riequilibrio non solo dei posti letto tra presidi di distretto e grandi aziende ospedaliere, e lo fa anche dando una classificazione specifica ai vari servizi. Quello che si sta facendo è tagliare soltanto gli sprechi, quindi misura selettiva e non tagli lineari, e soprattutto si accorpano competenze per implementare la casistica e ottimizzare l'impiego delle risorse umane, professionali e tecnologiche. Purtroppo non si arrestano in Italia i fenomeni di estorsione e usura, ma per fortuna sono tante le vittime del racket che denunciano affidandosi alle forze dell'ordine per non piegarsi alle richieste estorsive, vittime che possono accedere a un fondo di solidarietà che lo Stato mette a disposizione. Su questo si è discusso questa mattina durante un incontro di formazione integrata, un momento di approfondimento delle tematiche che ha permesso di tracciare un profilo della nuova strategia criminale che investe diversi settori con non magari richieste economiche più basse, ma estese a tappeto a tutte le attività, in modo da garantire ai clan mafiosi un controllo più esteso del territorio. Perché la mafia, capendo la crisi economica e il difficile accesso a fondi e prestiti bancari, va incontro, tra virgolette, con prestiti usurai agli imprenditori, che per fortuna però a Catania possono contare su 15 associazioni anti-racket e anti-usura, anche se, come ha sottolineato il commissario del governo per il coordinamento e l'iniziativa anti-racket e anti-usura, il prefetto Santi Giuffrè, occorrerebbe diminuire il numero delle associazioni per evitare confusione in chi decide di denunciare. Stiamo facendo questo giro nei capoluoghi di regione, Catania e Sicilia orientale, proprio per mettere a fuoco delle strategie comuni con i prefetti, per sentire la posizione anche della magistratura, dei procuratori distrettuali, perché siamo convinti che la normativa che ci riguarda dopo tanti anni probabilmente ha bisogno di un restyling, quindi siamo qua per omogeneizzare le pratiche, per darci degli indirizzi comuni, per incontrare le associazioni fondamentali e importanti nel nostro lavoro, ma anche per fare il punto sull'attualità della normativa. C'è un mondo che è cambiato, un fenomeno di estorsione che riguarda ancora il classico pizzo, ma che si evolve in formule nuove di estorsione. C'è un dilagare del problema dell'usura che riguarda pesantemente il mondo
dell'economia, ma anche le famiglie marginali in buona parte, quindi c'è tutto uno spaccato nuovo su cui probabilmente bisogna dare un'attenzione maggiore, una normativa più snella, più agile, che ci consenta di velocizzare le pratiche quanto più possibile, ci consenta di essere al fianco dell'imprenditore, del commerciante che ha scelto di stare con la legalità, ha fatto una scelta di libertà e di dignità. Ormai il tessuto sociale spinge in quella direzione, io dico che anche la situazione economica non florida spinge ulteriormente in quella direzione. Non ci si può affidare alla criminalità, prima o poi l'azienda salta, l'attività muore, quindi prima o poi chiunque è costretto a fare una scelta. Sovraindebitamento, questo è il tema della giornata di formazione dedicata alla legge numero 3 del 27 gennaio 2012, già ribattezzata Salva Suicidi sui piani del consumatore e di ristrutturazione, i prodotti bancari e finanziari e le procedure da presentare in tribunale, organizzata dall'Associazione Diritti del Debitore, rivolta ai giovani diplomati e laureati, ma anche ai pensionati che abbiano voglia di regalare un po' di tempo a chi è in difficoltà, a chi ha bisogno di essere preso per mano e accompagnato fuori dal vortice dei debiti. L'Associazione Diritti del Debitore, prima in Italia ad aver aperto uno sportello dedicato per le famiglie sovraindebitate, istituito 2 anni fa proprio mentre il Parlamento votava questa legge, ha chiamato a raccolta per quanti vogliono contribuire a consolidare una rete di solidarietà sul territorio che possa arrivare a impiegati, professionisti, artigiani e agricoltori, categorie che non godono di altre tutele, che non conoscono ancora il nuovo strumento normativo grazie al quale è possibile presentare al Tribunale una richiesta di ristrutturazione del debito con un abbattimento anche del 40%. È la stessa legge 3/2012 a dare la definizione del fenomeno che coinvolge il 65% della popolazione italiana, 11 milioni di famiglie, e cioè un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Siamo in una fase che non è soltanto riconducibile alla depressione, siamo in una fase che gli studiosi hanno definito di depressione, nel senso che c'è un rischio reale di un capovolgimento del ciclo ascendente, per cui il fenomeno della povertà non soltanto si diffonde, ma rischia di diventare strutturale e soprattutto coinvolge ceti sociali che appartenevano al ceto medio e che si vedono repentinamente impoveriti in una situazione di indigenza. Tutto questo può produrre fibrillazioni sociali ma anche politiche gravissime. A questo bisogna dare una risposta, non soltanto in termini di welfare, ma anche attraverso politiche attive che fungano da volano rispetto alla ripresa dell'economia, allo sviluppo economico. Iniziative come quella di oggi, all'insegna del welfare mix, del partenariato pubblico-privato, sono assolutamente da sostenere perché costituiscono la vera risposta. Oggi farsi carico del debito delle famiglie, ma non soltanto delle famiglie, ma anche dei ceti medi impoveriti, piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti che non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese, significa rifondare il welfare, significa dare risposta a una crisi epocale, reinventandosi gli strumenti, ripensando in maniera creativa a come si possono appunto affrontare questi problemi, ma soprattutto trovare soluzioni a regime. L'indebitamento della famiglia non si risolve soltanto con provvedimenti congiunturali, ma si risolve se ripartono le politiche attive, se riparte il meccanismo del lavoro, se si fluidifica il mercato del lavoro, se si innestano meccanismi di sviluppo. E su questa visione olistica, sistemica, stiamo lavorando. Il Consiglio Comunale si è espresso su una questione di grande importanza e complessità per il futuro di Catania e l'amministrazione è riuscita ad evitare prima di tutto che il Palaghiaccio diventasse un ennesimo centro commerciale. A dirlo l'assessore all'urbanistica Salvo Di Salvo dopo l'approvazione della delibera del PUA con 18 voti. L'atto è passato con 2 emendamenti a firma del capogruppo di Area Popolare Maglio Messina che proprio stamani insieme ai gruppi Grande Catania e Forza Italia ha indetto una conferenza per fare chiarezza
chiarezza su tutto l'iter burocratico della variante in questione e sulle posizioni del voto in aula. La polemica che nasce dall'approvazione di questa variante, modificata da alcuni emendamenti sia dell'opposizione sia di articolo 4, quindi una parte della maggioranza, evidenzia come non c'è ovviamente un'idea precisa di città di questa maggioranza, ma a noi interessa principalmente che la città abbia portato a casa un risultato importante. Finalmente questo progetto si potrà realizzare secondo le normative di legge che consentono a chiunque voglia investire un percorso di non solo edificabilità, perché il punto non è questo, ma di realizzare strutture recettive che finalmente daranno uno sfogo a questa città dal punto di vista imprenditoriale, turistico e culturale. Cosa succederà ai ragazzi che hanno delle disabilità quando i genitori non ci saranno più? Se lo chiedono spesso proprio i genitori. E su questo delicato argomento è stato organizzato il confronto e il dopo di noi iniziative legislative e percorsi assistenziali. Convegno che si è svolto questa mattina a Palazzo degli Elefanti ed organizzato dalle associazioni ANFAS Sicilia, Autismo Oltre, un futuro per l'autismo. Un incontro che ha visto la partecipazione, oltre che del sindaco Enzo Bianco, anche del sottosegretario di Stato alle politiche sociali Franca Biondelli. La presenza oggi del sottosegretario al welfare per ascoltare la voce delle associazioni, dei familiari, di ragazzi e di persone che sono afflitte da autismo, da un disagio molto forte, è un momento di grande attenzione. Vogliamo fare di Catania una città in cui sperimentare politiche innovative per assistere le famiglie che sono molto preoccupate del dopo, perché pensano: quando i genitori non ci saranno più, che succederà di questi ragazzi? E vogliamo capire che cosa si può fare concretamente. Ci sono delle importanti novità legislative che saranno poste in essere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e qui il sottosegretario Biondelli sta ascoltando la voce dei familiari, partendo dalle esperienze concrete di chi vive ogni giorno questo dramma e questo tormento. È un gesto di grande attenzione e di grande significato anche morale. Dal 18 al 21 dicembre nell'Istituto Vespucci, Capuana, Pirandello e Santa Giuffrida ritorna il Rito della Luce, che la Fondazione Fiumara d'Arte ha ideato per il solstizio d'inverno. Una risposta spirituale, come dice Antonio Presti, volta a un futuro di condivisione e conoscenza che, partendo proprio dai più giovani abitanti di Librino, quartiere difficile di Catania, ma anche da tutta la città, possa assumere un valore universale per i bambini di tutto il mondo. Consapevole della distanza tra periferia e centralità, tra emarginazione e coinvolgimento, la Fondazione Fiumara d'Arte ha voluto dialogare e tentare di rallacciare un legame tra mondi distanti, donando valori spirituali anche e soprattutto attraverso la realizzazione di opere d'arte. Con il Rito della Luce la Fondazione Fiumara d'Arte si rivolge ancora una volta ai più giovani, probabilmente sfiduciati, scoraggiati dal clima creato sia a seguito della crisi economica, dalla mancanza di lavoro e non per ultima dalla fine del mondo. Per loro si organizza appunto questo Rito della Luce perché per tutte le persone coinvolte nell'evento il 18, 19, 20 e 21 dicembre non segnano la fine ma l'inizio di una nuova epoca in cui il valore spirituale, quello della conoscenza e della cultura, vinceranno sul buio del consumismo, sulla caduta dei valori etici e morali. In fondo, come ha detto Antonio Presti, la bellezza è una forza spirituale che ci spinge a una continua interrogazione sulla funzione delle cose. La bellezza è una categoria morale oltre che filosofica che si occupa di progettare il futuro, anzi è futuro allo stato nascente. Questo rito dal 18 al 21 dicembre conferma come una città può ritrovare il senso comune ancora nell'etica, ancora in un valore di futuro dove la conoscenza deve essere protetta. Una città nobile, ecco, una città come Catania, se accetta questo come valore di continuità, è una città nobile dove i suoi cittadini hanno ogni anno questo grande momento di spiritualità ma anche di impegno etico e civile. Per questo motivo la grande azione civile che vogliamo restituire al rito quest'anno è la presenza della Procura di Catania. Hanno accettato proprio di condividere questa lettura della Costituzione, soprattutto in questo momento, e testimoniare alla nuova generazione come il giudice, come sua istituzione vicino alla città. Far conoscere la Costituzione ai giovani, agli studenti, quanto è importante e quanto può servire? È fondamentale, perché la Costituzione è la carta fondante del nostro Stato, esprime i valori su cui è stata costruita l'Italia e che devono essere richiamati costantemente alla memoria dei giovani soprattutto. Viviamo in una società che ha perso identità, che ha perso i punti di riferimento. La lettura della Costituzione all'inizio ha proprio questo significato. Questa è la base su cui dobbiamo costruire, valori in cui tutti ci riconosciamo perché sono
sono quelli della Carta Fondamentale dello Stato. Sono oltre 50 le scuole della città che hanno aderito al Rito della Luce e che sono già al lavoro per guidare gli studenti in un processo di rigenerazione dei valori, per uscire dal buio del consumismo, della mediocrità e dei finti ideali. Una grande iniziativa, quella del Rito della Luce, a cui il Comune partecipa con gioia. Il Comune partecipa con gioia, lo sostiene, perché non è semplicemente un appuntamento di straordinario valore artistico, ma veramente di straordinario valore morale, di gran senso civico. Io oggi sono particolarmente contenta perché, oltre che il Comune, insomma, è il mondo della scuola, quindi tantissimi gli studenti che hanno partecipato, sono contentissimi, insomma, ogni anno, dai più piccoli a quelli un po' più grandi, anche di determinare un contributo nella costituzione proprio di questo momento straordinario che, come dicevo poc'anzi, ha un altissimo profilo, non solo ed esclusivamente nel senso proprio artistico, ma anche sotto il profilo civico e soprattutto morale, di aggregazione, che è determinante per una società moderna e migliore. In occasione delle festività natalizie, anche per promuovere il territorio etneo, viene inaugurata questa mostra qui alla Camera di Commercio, chiamata Antiquamente, opere dal XVI al XX secolo. L'esposizione è curata da Giacomo La Rosa. Allora, pitture, sculture, mobili, uno spaccato di antichità, un tuffo nel passato. Sì, certamente. Partiamo da un'epoca, diciamo dal 500 fino ad arrivare quasi ai primi del 900, con opere anche di autori nostri tipo Fiume o Sciuti. La mostra è aperta tutti i giorni fino al 6 di gennaio, dalle 10.30 alle 20.30. Ancora una volta la Camera di Commercio si distingue, questa mostra sicuramente è un fiore all'occhiello. Sì, sicuramente è un impegno per la Camera verso la città di Catania e i catanesi. Lo facciamo veramente con slancio e passione, perché riteniamo che il periodo natalizio debba essere non solo quel momento di religiosità che ci sta tutta, ma deve essere anche un momento in cui la cultura, l'arte possa trovare spazio. Noi lo facciamo ovviamente anche con un intento di promuovere il turismo, perché riteniamo che una città che offra in questo particolare momento di crisi eventi culturali possono essere elementi di attrazione dei flussi turistici. C'è anche una mostra collaterale, mostra di tappeti. Sì, in effetti per noi era sufficiente una mostra sull'antiquariato, perché ormai sta diventando veramente tradizione per noi questa mostra. Proprio la società che ha curato questo allestimento sta curando anche una collaterale con dei tappeti stupendi, antichi, persiani, caucasici, che sono veramente delle vere e proprie opere d'arte.